Ciao a tutti ragazzi, oggi è l'1 aprile e questo è diciamo un piccolo video, almeno non so quanto verrà lungo, vi farò il vlog della giornata. Sono le 9 del mattino, io già mi sono lavato, fatto, detto tutto, perché oggi vi ricordo andrò a casa di Lu. Non so quando vi upperò questo video, magari lo editerò a casa di Lu. Adesso mi accingo, sono già bello che pronto, guardate, c'ho la valigia pronta. Devo andare da Lu, ragazzi, sarà una settimana là, non vedo l'ora, sono gasato. Adesso mi metto in viaggio che devo andare all'aeroporto. Ci vediamo all'aeroporto. Un bel vlog della giornata ci faccio. Allora, aspetta, devo salire nel motore, aspetta, tieni. Ok, perfetto. Sono con mio padre e ora si va all'aeroporto. Salve ragazzi, allora io spero si senta. Sono all'aeroporto di Palermo. Adesso mi devo spogliare perché devo fare tutta la cosa del metallo, quindi un casino. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, allora io sono in aeroporto e se ne parla alle mezzogiorno circa. Dovrebbe più o meno arrivare l'aereo se tutto va bene. Ah, cioè se arriva l'aereo, l'aereo è già qua. Però parte a mezzogiorno e 5. Sono le tipo le 11 e meno. Cioè sono più un orologio qua. No, non c'è, vabbè, sono le 11 meno qualcosa. Ah, che bel dito nel culo. Ci sono le 10:33. Oh, salve! Come potete vedere, sono le 10:33. Non so se si vede. Se si vede bene, se no passate. E adesso Beppo aspetterà seduto qui. Ah, 2 ore. Che bello. Che bello, non vedo l'ora. 2 ore. Vabbè, diciamo che io sono il 5. Eh sì, sono in barco 5. Vedete? In barco 5, Milano. Milano Linate. Alle 12:05. Sono le 10:30. Moriremo tutti. Cioè nel senso moriremo nel senso dalla noia, cioè che l'aereo fortunatamente non è la prima volta che lo prendo. Qualcosa devo fare, vi racconterò tutta la mia vita in quest'ora e mezza. E nulla, l'aereo l'ho preso già una decina di volte, c'è gente che urla. Io non so se l'audio lo sta registrando questo microfono. O se lo sta registrando il microfono del cellulare, boh, non lo so. Però vabbè. Beh, di solito in 10-15 volte che ho preso l'aereo non è mai caduto. Dici tu, Bobo, oggi deve cadere. Detto questo, nulla, non vedo l'ora di arrivare a Milano tra un'ora e mezza. Che cazzo faccio per un'ora e mezza? Annoio, che palle, non mi sono neanche portato niente. Fig, potete credere, ma manco io ancora accidente. Era in aeroporto, no? Cioè sono ancora tuttora in aeroporto. Che ne sono? Le 11:08. Guardate che ho visto. Vieni. Mi ha riconosciuto e mi ha fermato. Mi ha detto, ma tu sei Pepo? No. E ci assomiglio. Sono più o meno... Non so se lo sia. Sì, ci assomiglio. No, facciamo video insieme. Con lui sta male, faccio video per lui. E nulla, mi dovevo annoiare, ora non mi annoio più. Quindi... Ciao ragazzi. Io. Il video nel video, come fa a fare video? Ah! Due video. Vai, due video. Sì. Ok ragazzi, stiamo facendo due video, come potete vedere. Siamo in aereo, abbiamo avuto culo che... come potete vedere, io ho qua, come posso sedere, 20. Io avevo 19. Una signora ci ha fatto sedere, ma sti cacci. Vabbè sì, avete capito. Sì, avete capito. Quindi nulla. Adesso l'aereo parte, cioè adesso per adesso intorno tra mezz'ora. Buongiorno, benvenuti a bordo di questo volo diretto a Milano Linate. Per sì, dentro. Scorretto, vi preghiamo di sistemare il bagaglio. Mamma, sotto la poltrona di fronte a voi, ma nel capogliere, prego di voi. Questa signora non c'ha voi. Sono all'aeroporto di Milano. Adesso sto andando a prendere la navetta. La ok. Ma mentre che vedete? Saluscio. Ah ok. Sto andando alla stazione centrale perché lì ci sarà nebbia.
che mi sta facendo la grandissima cortesia di venirmi a prendere, poi da lì saremo a casa di lui. Ragazzi, mamma mia, vi porterò con me, ragazzi, voi vedrete tutto tagliato, ma in questo momento sappiate che sono le 2, mi sono fatto 1:40 di volo. Ok, guardate le porte, che le porte che si aprono solo, guardate dietro. Ok, allora per uscire, attenzione i bagagli, uscita, ok, vabbè, vi saluto, ciao. Ok ragazzi, allora sono alla stazione centrale di Milano, ho preso il pullman, raga, adesso sto aspettando Nebbia che mi sta facendo la grandissima cortesia, ci sono illuminato dal sole, ci sono 18 gradi, incredibile, mi aspettavo di trovare il freddo glaciale, invece no, ok, c'è pure vento, quindi vi chiedo venia se sentite vento, ma sti cazzi, ok, leviamo le dita da davanti alla telecamera, che vi stavo dicendo? Sono alla stazione centrale, adesso arriva Nebbia, madonna mia raga che figa. Che figata, sono gasato a bestia, porca di quella troia vacca lurida. Quindi nulla, sono qui, attendo l'arrivo di Nebbia. L'arrivo di Nebbia sta arrivando. Ci siamo sentiti telefonicamente, ovvero col telefono, per chi non sapesse che vuol dire telefonicamente. E sta arrivando con la macchina, per chi non lo sapesse, automobile. Ma perché la smetto? No, comunque sì, è una figata. Sta arrivando Nebbia, l'ho già detto, sono ripetitivo. Ma sti cazzi che sono iperattivo. Quindi nulla, vabbè ragazzi, ci vedremo nel prossimo spezzone. Mamma mia ragazzi, proprio il viaggio insieme a Pepo, proprio. Quindi nulla, non ho mangiato, sono le 2:30, quelle sono le 2:10, no, sono le 2:30, sono forse anche le 2:40, c'è un vento alla madosca. Sti cazzi, sentite questo vento quanto è piacevole. E nulla, a dopo. Io sono in macchina, non sono da solo, sono nerissimo, sono in compagnia di Nebbia che sta guidando. Ciao Nebbia! Salve! Ciao Nebbia, e poi c'è Lisa, posso farti vedere? Sì. Poi c'è Lisa, guarda che bella mano che bella c'è. Mano! Ciao Lisa! La moglie di Nebbia e io sono dietro, perché hai detto lui, oltretutto. Cosa? Hai detto lui è la moglie di Nebbia. Vabbè, lui è la moglie di Nebbia, diciamo che. E quelle Nebbia sono telecamere. E quelle lì sono telecamera. Dell'area C, cos'è l'area C? L'area salute? Sì. Oggi le... No, quella è l'area S. Scusami. Ah, l'area starnuti, hai ragione. L'area C è area contaminata. Ah, l'aria C, l'aria contaminata. Milano, e poi... che l'aria C che cosa sarebbe? Scusami. Non ci puoi entrare per, in macchina a meno che non hai pagato qualcosa. Praticamente, hai presente come funziona Milano? In pratica, tu non puoi inquinare. Però, se spendi 5 euro e paghi entrare un biglietto, puoi entrare e inquini. Soldi a palate, mi dicevano. Funziona. No, diciamo che noi a Palermo siamo sottosviluppati, noi questa cosa non ce l'abbiamo, noi siamo cosa, tutti. L'aria C o no, l'aria? No, no. No, l'aria C da noi non c'è. Almeno non credo. Ragazzi di Palermo, abbiamo l'aria C, fatemelo sapere qui sotto da un commentino. Qui sotto in descrizione trovate anche il canale di Nebbia. Andate e fateci un salto, ragazzi, ma tipo per forza, ma tipo per sbaglio. Se ma ci tipo anche per sbaglio, mi dite, oh, accidentalmente ho cliccato, accidentalmente mi sono iscritto, accidentalmente ho visto tutti i video del canale, vedi, io punto mi piace. Caso. Oh, Lisa ha messo mi piace, ragazzi, mi piace, basta. Lisa ha messo mi piace. Stiamo andando a casa di... del capo network. A casa del capo, ragazzi, stiamo andando a casa del capo. Mamma mia, quante belle persone che conosceremo. Guarda, già mi sono abbracciato e limonato Nebbia. Ora appena arrivo. Perché non me ne sono accorto? Perché è stato rapido e indolore, Nebbia. Allora rifacciamolo. Poi Lisa diventa gelosa. Vabbè, però io lo faccio con più passione, Lisa. Lisa. Ma tu che me lo tratti bene allora. Ma va, ma ovviamente. Ma ovviamente. vuoi mettere? Fantastici, simpatici. Sono seduto nel divano, non vi dico di chi. 4316. Divano 4316. Mamma mia ragazzi, il divano perfetto, il divano del successo. Questo qua è il cane 4316, ragazzi. Amore, che bello, no, ma ragazzi, cosa significa ragazzi, il cane 43? Il cane. Ciao Nebbia. No, ragazzi, il cane riporta le cose. Guarda, guardate, lascia. Guarda, mi ha lasciato il fagiolo. Certo, un po' morsicato. Che amore. Guardate Danny, è bellissimo, ragazzi. Ha dei figli stupendi, seriamente. Il figlio gioca da solo. Cioè, prende a fa... No, ragazzi, una figata in mondo. Una figata in mondo. Niente, ragazzi. Mamma mia, quello che succede. Ragazzi, siamo a casa di lui. Siamo sudati. Ok, questo è lui. No, diciamo che sembrava una faccia questa. Allora, oddio, sembra una faccia, guarda.
Ciao Lu. Com'è andata la giornata oggi? Come ti sembra Milano? Come ti sembra Milano? Sembra un bambino, sembra confrontato a dicembre. Ragazzi, vieni qua figlio. Un figlio mio. Ah ragazzi, mi sono pesato. Peso 0 kg io, Peso 0 kg. Dov'è? No ragazzi, è bellissimo. No. Che bello, ragazzi. Ragazzi, bellissimo, bellissimo. Allora, che ore sono? Ma che cazzo ne sono le 8? Saranno le 8? Sono qui dalle 4 circa, perché mi è venuto a prendere nebbia. Salve signor Nebbia, perché è caldo fa. Cioè, caldo. Mi è venuto a prendere signor Nebbia, non potete capire. In 3 ore circa mi hanno fatto visitare 4 bar diversi. Solo? Fa le ore le facce strane, non le fare dietro il telefono. Quindi non devo gridare a bassa voce. No, non mi tirare le cose. Guardate che bello stradone, ragazzi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Guarda, ragazzi, il cane lascia le cose. No, vabbè, gioca pure, però. Allora, ragazzi, visto che vi sto dicendo, non me lo ricordo. Ah, mi hanno fatto visitare 4 bar diversi in 4 ore. Non è vero. Erano di più. Vai fuori. Più bar erano. Vabbè, io ho finito la pizza. La pizza. Pesiamo la pizza. Allora, si pesa lui. Io non mi peso perché alle donne non si chiede il peso. Allora ragazzi, guardate. Ma si vede al contrario. Non lo so, vabbè raga, ve lo dico io, 60 kg, dai. 66. Adesso peseremo la pizza, che non è pizza. Da noi a Palermo. Noi a Palermo non la facciamo. Con calma però, Peppo, non ti agitare. Come vabbè. Fai a pesarla? Vai. Come si chiama? Ah ok, 60 kg, ragazzi. 66. Ragazzi, non ci voglio. 66 kg? Ragazzi, 72 kg. 72 kg, 6 kg di pizza. Vi farei vedere lo spessore. Alzo una fetta, fai vedere lo spessore. Cioè, no ragazzi, guardate, è un panino. Mi vado a godere sta cosa, ragazzi. Buona serata, non so quando per questo video, vi voglio bene, sento caldo. Come primo giorno. Io da qua non me ne vado. Siamo tutti in pigiama e dobbiamo andare a dormire. Questo è il video finale, ragazzi. Abbiamo giocato a carte fino adesso, siamo stanchi. Vi voglio bene. Io e Chip dormiremo qua. Chip, io me la mandi buona. Chip è contento lei, signor Chip. Signor Chip, lei è contento, signor Chip. E la Madonna. Ci abbracceremo la sera, signor Chip. Però c'è che ti butto fuori dalla porta.